Buongiorno a tutti. In questo giorno di festa, come è già stato detto, ricordiamo un passato di guerra e devastazioni per la nostra Italia e festeggiamo la liberazione dal nazifascismo. Credo che sia quanto mai importante festeggiare la libertà e la democrazia conquistate con tenace e grandi sacrifici dai partigiani e dagli alleati 72 anni fa. Quando sento di attentati, di scontri armati, di eccidi, di violenze crudeli, provo un sentimento di gratitudine per gli anni di pace che l'Italia ha vissuto da allora, ma anche un desiderio di pace per quei paesi dell'Africa, del Medio Oriente e per tutte quelle popolazioni ancora oggi afflitte da miseria, fame e guerre. Come deve essere terribile vivere sotto il terrore di bombe e rappresaglie. A scuola ci hanno portato nei giorni scorsi la testimonianza di vite spezzate dalla guerra. Non avevo mai avuto prima di allora la consapevolezza che queste persone sono proprio come ognuno di noi, con alle spalle una storia, una famiglia, degli affetti, dei sogni, ma possibilità ben diverse dalle nostre. In questo giorno di festa, per noi italiani, il mio augurio va dunque a tutte quelle popolazioni che soffrono, che anche loro possano presto trovare, con l'impegno e la collaborazione di tutti, la pace e la serenità di cui noi oggi godiamo, grazie al sacrificio di chi ha lottato per la libertà del nostro Paese. Grazie.